Meloni, leader del centrodestra, lei lo vede come un fatto possibile, oltre che auspicabile, se sì, quando? Beh, intanto è il leader del principale partito europeo conservatore, mondiale conservatore, per noi è un dato molto importante, il Partito Conservatore Europeo l'ha come presidente, come ce l'ha come presidente Fratelli d'Italia. La risposta completa, giustamente voi avete colto dei pezzetti della risposta all'annunziata, è, ma l'avete detto, potrei tornare a casa, potrei diventare qualunque cosa. E lei ha detto, io non mi tiro indietro di niente, io voglio governare, ma non io, Giorgia Meloni. Noi, Fratelli d'Italia, vogliamo che il centrodestra governi l'Italia. Questo è il nostro obiettivo. Ed è un obiettivo, se posso permettermi di dirlo, che abbiamo un po' di più di Forza Italia e Lega, perché loro, anche lecitamente, io non li critico, hanno governato o stanno governando anche con altri. Lo ha fatto la Lega prima con 5 Stelle, adesso con Draghi, l'ha fatto Forza Italia con Monti, adesso con Draghi. Noi invece, come ambizione, vogliamo governare solo col centrodestra. Poi spetta agli elettori, lo abbiamo fatto l'altra volta con Salvini. Ma secondo lei stanno pagando questo? Salvini sta pagando questo? L'aver governato prima con il 5 Stelle, poi con il PD, con tutti? Non credo, perché quando governava con 5 Stelle è arrivato al 30%. Io credo che c'è un aggiustamento, vede, mancava nell'offerta politica italiana quello che era stato Alleanza Nazionale, che era arrivata al 15%, non è che fosse al 3%. E c'era come competitor Berlusconi, il Berlusconi degli anni migliori. E credo che ci sia riaggiustata in qualche modo l'offerta politica del centrodestra, in cui chi ha fatto il salto in avanti più di tutti, voglio riconoscerlo, è Matteo Salvini, che passa dal partito di... Però Matteo Salvini non è arrivato a Palazzo Chigi Giorgia Meloni ci può arrivare? Noi, secondo me, tutti possono arrivare. Noi siamo stati i primi quando non riesce a scucirgli una parola al senatore Rossi. No, mi faccia dire. Stavo rispondendo. Quando Matteo Salvini ha scavalcato col suo partito Forza Italia, è stata Giorgia Meloni a dire i fatti erano chiari, e Matteo Salvini il leader del centrodestra. Quindi chi prenderà più voti alle elezioni? Non nei sondaggi. Certo, chiarissimo. E oggi chiarissimo. Non c'è gara. Aspetti che devo andare da l'unica gara Borghi. Che entusiasma è quella di battere la sinistra. Allora, questa è la gara onorevole che c'è Borghi, dice il senatore La Russa, meglio tenere i piedi per terra, i sondaggi valgono come sono.